Vorrei cominciare queste riflessioni con voi anche a partire da un'esperienza mia personale vissuta qui nel Biellese nel 1988, molti anni fa. Voce! Prossimo. Ed è stato un colloquio che ho avuto un pomeriggio ad Andorno Micca con Claudio Napoleoni. Non so se vi ricordate questo economista. Claudio Napoleoni era un economista cattolico, senatore della sinistra indipendente, faceva parte di quel gruppo di persone di cui faceva parte Davide Maria Turoldo, Adriano Sicini, Raniero Lavalli, che è stato direttore del contingente di Vescovi della CEI durante il Concilio Vaticano II. Napoleone mi scrisse, io gli avevo mandato il dato scritto di quello che sarebbe stato poi il primo libro, diciamo, pubblicato da un editore importante, mi scrisse dicendo di venirla a trovare qui a casa sua e dicendomi, avvertendomi che lui era molto malato di un tumore al fegato, quasi in stato terminale, che aveva ancora molte cose da concludere, ma che avrebbe volentieri passato un momento con me per discutere degli argomenti che c'erano in questo libro, che erano poi l'origine delle riflessioni che ho fatto successivamente. Poi sono tornato, mi pare fosse luglio, quando lui è morto, e credo che sia sepolto qui ancora ad Andorno Micca, e c'era stato un grande dispiego, era arrivato Spadolini, che allora era il presidente del Senato, in elicottero, Raniero Lavalli, insomma era stata una cerimonia che in qualche maniera aveva anche dell'ufficiale di questa persona che si era ritirata a vivere in questo luogo appartato a fare le sue riflessioni. E lì, discutendo con lui, è venuta fuori un'idea che poi io ho abbandonato per un po' di tempo e che ho ritrovato successivamente dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del movimento della decrescita felice. Qual era questa idea di cui abbiamo ragionato? Napoleone mi suggeriva, insomma, di una certa lettura di due passaggi della Bibbia che veniva fatta da lui. Io sono agnostico, quindi da lui più con un taglio religioso, ma non certo da biblista, da studioso da esegesi biblica, e da me proprio in maniera del tutto simbolica. E quali erano questi passaggi? Il primo passaggio era quello della creazione, perché nella narrazione di questo simbolo della creazione c'è al termine di ogni giorno una frase che ritorna. Dio il primo giorno fa qualcosa, io non so mai cos'è il primo giorno, il secondo, il terzo giorno, ma dico sempre che, avendo fatto questo discorso una volta alla diocesi di Asti e non sapendolo neanche il vescovo di Asti quali erano queste cose, mi sento autorizzato a non saperlo neanche io, va bene. Però l'elemento di fondo è che dopo aver fatto una cosa il primo giorno dice e vide che quello che aveva fatto era ben fatto. Il secondo giorno fa un'altra cosa, tu separa le acque e dice e vide che quello che aveva fatto era ben fatto. E l'ultimo giorno crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, affidandogli il compito di proseguire la sua opera nel creato, nella creazione. Allora, questa immagine e somiglianza viene spesso inteso come una sorta di ridondanza verbale. In realtà il concetto di immagine e il concetto di somiglianza sono due concetti diversi, perché indicano un livello di identificazione differente. La somiglianza indica un livello di identificazione ben più basso di quello dell'immagine, perché la somiglianza indica la compresenza di elementi comuni tra due soggetti e di elementi diversi. Si dice che un figlio rassomiglia al padre o alla madre, o un nipote rassomiglia al nonno o allo zio, perché ha dei tratti comuni e dei tratti diversi, mentre l'immagine è quella che ci rimanda allo specchio, quindi indica un livello di identificazione molto maggiore. E allora l'idea appunto che aveva Claudio Napoleoni, che abbiamo discusso, era che gli esseri umani fossero a somiglianza di Dio nella dimensione del lavoro, perché sono gli unici esseri viventi che con la loro attività
creano delle cose che prima non c'erano. E questo qui è l'elemento che unifica, insomma, rispetto a Dio. Ma la differenza è che mentre Dio crea dal nulla, gli esseri umani hanno bisogno di materie prime da trasformare, e questa indica la differenza. Questo già implica delle cose molto importanti che la nostra società ha completamente dimenticato, perché ha fatto in maniera che il saper fare, le conoscenze con cui si fanno i lavori, venissero dimenticate dalla maggioranza delle persone. E non è un caso, perché essendo, vivendo noi in una società che mercifica tutto, qui viene il discorso della decrescita, il prodotto interno lordo non è la somma dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti, perché il prodotto interno lordo è un indicatore monetario e quindi può prendere in considerazione soltanto gli oggetti che vengono comprati e venduti, cioè le merci. Siccome noi nelle società da due o tre generazioni siamo abituati a comprare tutto quello che ci serve, quello che compriamo sono le merci, quello che ci serve sono i beni, tendiamo a confondere il concetto di merci con il concetto di beni. Pensate, mi è capitato di far tradurre un testo a una signora un inglese che ha insegnato sempre inglese in Italia, e quando c'era da tradurre la parola beni e merci, lei ha tradotto sempre goods. E quando gli ho detto che c'era una differenza tra le due cose, persona ben disposta, non riusciva neanche a pensare, a ricordarsi qual è la parola inglese per la parola merci, commodities, che sono identificati. Questo fatto qua cosa comporta? Comporta che noi crediamo che la crescita del PIL comporti un miglioramento del benessere, e non è vero, perché ci sono delle merci che non hanno nessuna utilità. Cioè il cibo che si butta fa crescere il PIL ma non ha nessuna utilità, l'energia che si spreca, un edificio mal costruito fa crescere il PIL ma non ha nessuna utilità. Ecco. Ma soprattutto abbiamo dimenticato l'altro aspetto, cioè che noi possiamo col nostro lavoro produrre dei beni senza doverli necessariamente comprare. Ed è il discorso appunto del saper fare, noi l'abbiamo chiamato saper fare, abbiamo fatto una sorta di università del saper fare. Il saper fare implica che gli esseri umani, attraverso le mani, riescono a svolgere queste attività lavorative che li rendono simili a Dio, a fare delle cose. E il saper fare è l'unico elemento che distingue fondamentalmente gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi. C'è un filosofo, sociologo americano che si chiama Richard Sennett, che è stato un allievo di Hannah Arendt, che è stata una delle allieve di Heidegger, il quale in un libro che si intitola L'uomo artigiano dice che la vera caratteristica che distingue gli esseri umani di tutti gli altri esseri viventi è il saper fare delle cose con le mani, perché quando gli esseri umani fanno delle cose con le mani si attiva un flusso di informazioni dal cervello alle mani. Uno deve conoscere il materiale, le caratteristiche del materiale che sta modificando, conoscere come gli attrezzi che usa lo modificano, deve avere un progetto in testa, sapere quello che si fa prima, quello che si fa dopo e così via. Ecco. Ma c'è un altro fatto, che le mani mentre fanno, attraverso le funzioni della pressione e del tatto, mandano al cervello tutta una serie di informazioni molto più precise delle informazioni che mandano gli occhi. Kant diceva che le mani sono la finestra della mente. Quindi questa caratteristica del saper fare è una cosa importante, che una società che mercifica tutto, che spinge le persone a comprare ciò di cui hanno bisogno, invece deve far passare in secondo piano, addirittura disprezzare. Nel giro di due o tre generazioni nessuno sa fare più niente, perché chi non sa fare niente deve comprare tutto. Chi compra tutto fa crescere il prodotto interno lordo, che sono le merci, più di chi sa fare delle cose e non deve comprare tutto. Ecco, ora, l'importanza, noi diamo molta importanza a questo aspetto del saper fare con queste caratteristiche di grande filosofico, cioè qualcosa che non c'entra niente col bricolage, insomma, è effettivamente quella caratteristica che rende gli esseri umani simili a Dio, perché gli consente di fare delle cose che prima non c'erano. Ma se questa è la dimensione della somiglianza, dov'è la dimensione dell'immagine, quella che rende gli esseri umani ancora più, identificabili con Dio? Nel fatto di poter dire, quando si è fatto qualcosa, quello che ho fatto è fatto bene.
cioè questo è l'elemento importante, la capacità di poter contemplare quello che si è fatto, perché con l'amore si è aggiunta bellezza alla bellezza originaria del mondo. Questo elemento è un elemento che ci porta a dire che una società fondata sulla crescita della produzione di merci, sulla crescita quantitativa, riduce il fare a un'attività finalizzata a fare sempre di più, la crescita del prodotto interno lordo. Mentre nella visione biblica il fare ha una connotazione qualitativa, è un fare bene. E il fine del fare bene non è fare sempre di più, ma poter contemplare quello che si è fatto. E la parola contemplare ha una valenza molto importante, perché dentro di sé c'è la radice della parola templum, no? Il tempio. Il tempio era quello spazio di cielo che la ruspice etrusco, impugnando un bastone sacro che si chiama lituo, scontornava per osservare il volo degli uccelli e prevedere il futuro. Cioè contemplare significa mettere quello che si osserva dentro un tempio, che è una maniera di osservare diversa da quella scientifica, perché la conoscenza scientifica è sempre strumentale, è finalizzata a un conoscere per poter utilizzare, un conoscere per poter sfruttare, un conoscere per poter far crescere, diciamo, il valore monetario delle cose che poi si manipolano, mentre la contemplazione è una cosa del tutto disinteressata, è una cosa che si fa, diciamo così, per essere rapiti dalla bellezza intrinseca di quello che si osserva. E da questo rapimento della bellezza intrinseca si riesce a capire che tutte le forme di vita, tutti gli esseri viventi, sono la realizzazione in uno spazio delimitato della Terra e in un tempo preciso delle stesse macromolecole che costituiscono poi la spirale del DNA. E percepire questa unità che c'è tra tutti quanti i viventi, che significa poi avere nei confronti del mondo e degli altri viventi un atteggiamento di rispetto nei confronti degli altri esseri umani, riconoscere negli altri se stessi e quindi instaurare dei rapporti non di dominio, non di sopraffazione, ma di collaborazione, che è un altro elemento molto importante, perché la collaborazione ci consente di non comprare tutto, anche da questo punto di vista, ci consente di condividere dei servizi, delle cose, e non è un caso che la società che ha abolito completamente il saper fare ha trasformato tutti i rapporti in rapporti competitivi e ha fatto dimenticare la dimensione, diciamo, della collaborazione, la dimensione che viene, diciamo, espressa con la parola comunità. La parola comunità, torno a fare ancora un po' di etimologia perché è molto importante, come la parola contemplazione, la parola comunità è una parola composta da due parole latine. La prima è la preposizione cum, che indica il complemento di compagnia, e la seconda è la parola munus, che significa dono. Cioè le comunità sono gruppi umani in cui il legame sociale, il cum, è rappresentato dall'economia del dono e non da un'economia di carattere mercantile. Ecco, tutto questo nucleo di concetti mi sembrava così, che poi è rimasto diciamo, all'interno degli elementi di fondo dei miei riferimenti, no? Mi è venuto alla mente, dopo questi ragionamenti fatti sulla decrescita che ho appena accennato, ma se volete possiamo anche approfondirli un pochettino, mi è sembrato di vederli all'interno della vita dei monasteri. Perché? Adesso pensare ad avere nei monasteri un elemento di riferimento non è tentare di ricostruire il passato, che è una cosa sempre impossibile. Perché è impossibile? Perché anche se oggi noi facessimo quello che facevano nei monasteri di qualche secolo fa, noi lo faremmo con una consapevolezza scientifica diversa, lo faremmo con una quantità di conoscenze superiore, e quindi non sarebbe mai una ripetizione, ma sarebbe una reinterpretazione. Però quello che mi interessava era vedere quali sono gli elementi metodologici che hanno ancora una capacità di futuro, perché questo è il punto. E allora mi sembrava che questa capacità di futuro, no, in queste realtà dei monasteri, era legata al fatto che c'è una maniera diversa di instaurare i rapporti con se stessi, e quindi il senso della vita, con gli altri, e quindi la socializzazione, la socialità, e con i luoghi in cui si vive, e quindi la capacità di lavorare.
E questo discorso del, diciamo, dell'immagine della somiglianza mi sembrava che fosse riprodotto all'interno della regola benedettina dell'ora e della mora, che anche questa è una cosa su cui vale la pena fare qualche riflessione. Perché ora et labora, come regola benedettina, significa che ogni persona deve ricostruire dentro se stesso la dimensione dell'ora e la dimensione del labora, cioè la dimensione del lavoro e la dimensione della contemplazione del lavoro ben fatto. Perché questo è, diciamo così, l'ora. L'ora è la preghiera per chi, diciamo così, ha fede, ma per chi non ha fede l'ora è la contemplazione, come ho cercato di descrivere precedentemente. Allora, cosa è successo? Che la nostra società ha separato questi due momenti, per cui se c'è qualcuno che può permettersi di dedicare tutta la sua vita all'ora, alla contemplazione, alla riflessione, a queste cose qua, è perché c'è qualcuno che lavora anche per lui. Mentre quello che è il primo elemento è quello che va ricostruito all'interno di ogni persona, che è una cosa molto importante. La seconda questione è che l'ora e l'ora non sono due momenti distinti della giornata. Cioè, c'è alcune ore della giornata in cui si lavora, alcune ore della giornata in cui si contempla, si fa queste cose qua. No, sono due facce della stessa medaglia. Perché soltanto se si lavora in un certo modo si può contemplare quello che si è fatto. E quindi già il fare bene è una forma di contemplazione, è qualcosa che ha una dimensione spirituale in se stessa, che poi consente di poter diciamo sviluppare anche il secondo aspetto, che è l'aspetto della contemplazione in se stessa. Va bene? E il terzo elemento è che c'è scritto ora et labora, non c'è scritto labora et ora. E questo è molto importante, perché il fine è la contemplazione, il lavoro è un mezzo. La nostra società invece ha capovolto queste cose qua, no? Sulle tombe dei giusti scrivono ha dedicato interamente la sua vita al lavoro. E non è questo il messaggio, perché è una deformazione. Il messaggio è che invece il lavoro è strumentale alla possibilità di poter contemplare e fare le cose. No? Questo, per esempio, si identifica benissimo perché è una società che ha tolto l'aspetto qualitativo al lavoro e che finalizza il fare, per esempio, di più, crea delle cose che non sono contemplabili. Se uno va in un quartiere periferico di una grande città, o se va, a me è capitato di andare recentemente al quartiere Tamburi di Taranto, l'acciaieria dell'Ilva, o un inceneritore, o una raffineria, uno non contempla niente. Sono cose che hanno distrutto la bellezza del mondo. E invece il fare bene, finalizzato al contemplare, aggiunge questa bellezza. Se uno va a Pienza, vede che il lavoro umano ha reso più bello un posto del mondo che aveva già una bellezza straordinaria di per se stesso. Ora, questo qui è un pochettino l'elemento su cui abbiamo fatto queste riflessioni, che abbiamo ripreso poi con tutto questo nostro discorso della decrescita. Mentre lavoravo su queste idee, che è poi il primo capitolo del libro Il Monastero del Terzo Millennio, mi è capitato di leggere un'intervista rilasciata da Teddy Goldsmith. Teddy Goldsmith era un grande ecologista, apparteneva a una ricchissima famiglia inglese, lui si è disinteressato agli affari di famiglia e si è dedicato tutta la vita invece all'impegno ecologista. È il maestro di Vandana Shiva, tanto per ricordarmi un pochettino. Questo Teddy Goldsmith partecipato tra le varie cose che ha fatto, insomma, a un convegno che si intitolava Ecologia e Spiritualità, che era stato fatto in un monastero cattolico, sempre per tornare a questo discorso del monastero, da un'associazione buddista. E mentre stava lì, insomma, questo al termine di una giornata, un giornalista gli ha chiesto se lei dovesse lasciare tre idee alle generazioni future, quali idee gli lascerebbe? Lui sul momento non ha saputo rispondere, anche perché quelle domande da giornalista un po' stupidotte, sensazionali. Però la cosa l'ha fatto riflettere, e il giorno dopo l'ha chiamato e gli ha detto: lascerei queste tre idee, un orto, una comunità, una fede. La cosa che più colpisce, se per chi conosceva Teddy Goldsmith, che era ateo, parlare di fede non si riesce bene cosa c'entrasse, però a me sembra che siano molto importanti, perché
L'orto è l'autoproduzione, è il fatto del saper fare, applicato all'attività fondamentale degli esseri umani. Perché con l'agricoltura gli esseri umani non soltanto, diciamo così, soddisfano il bisogno fondamentale della vita, che è l'alimentazione, no? Ma in qualche modo collaborano, cooperano con la fotosintesi clorofilliana, in qualche maniera la guidano e così via. E la fotosintesi clorofilliana è il processo che dà origine a tutta la vita, quello fondamentale. Cioè il processo attraverso cui le piante, la clorofilla delle piante, sotto l'effetto del sole, mette insieme due sostanze inorganiche, l'anidride carbonica e l'acqua, le trasforma in una sostanza organica, il glucosio, di cui poi le piante si nutrono, poi mettendo insieme le molecole di glucosio fanno la cellulosa, la loro fibra, la lignina, gli animali erbivori mangiano le piante, gli animali carnivori. Cioè, però l'elemento miracoloso di tutto questo è la fotosintesi clorofilliana. Questo tipo di operazioni e l'attività, quindi di tutte le attività di saper fare, è la più importante di tutte, perché è quella che consente di proseguire la vita. E non a caso l'umanità ha sempre visto l'agricoltura come un'attività fornita di una dimensione spirituale, religiosa. I greci avevano la Demetra, la dea Demetra, poi c'era tutto il mito di Proserpina, tutte queste cose qua. I romani avevano Cerere, i popoli andini hanno la Pachamama. Io ricordo sempre un quadro di Millet, un pittore pre-impressionista francese della metà dell'Ottocento, in cui c'è un gruppo di 4-5 contadini che scende la sera, prima di tornare a casa, si fermano nel campo e insieme fanno una preghiera prima di rientrare. Allora, questo è un elemento fondamentale e da questo punto di vista i monasteri storici hanno fatto delle cose molto importanti. Pensate a tutte le opere di regolazione delle acque che hanno fatto che per consentire lo sviluppo, da una parte la prevenzione, diciamo così, delle alluvioni, eccetera, ma tutto lo sviluppo dell'agricoltura attraverso le irrigazioni e tutte queste cose. Secondo aspetto, appunto, dice un orto, una comunità. Torniamo al discorso della comunità, ho già fatto, tra l'altro, sempre per parlare di etimologia, la parola agricoltura è composta anche di due parole latine, la prima è ager, agri, che significa il campo, la seconda è cultura o cultura, che viene dalla parola cultus, dal verbo colere, che significa venerare, la venerazione. Quindi c'è sempre stato questo, anche nella parola c'è questo senso, diciamo, di questa attività con questa forza che ho cercato di descrivere precedentemente. La seconda, appunto, è la comunità, e la comunità è la capacità di non fondare tutti i rapporti umani sulla competizione, cercare di ridurre la dimensione del denaro all'interno della nostra vita. E questo è un altro elemento molto importante, perché oggi il denaro è diventato il fine, non più il mezzo che ci consente di scambiarci le cose che non possiamo autoprodurci o che non possiamo scambiarci sotto forma di dono in rapporti comunitari. È diventato la misura della ricchezza. E questo porta tutta una serie di aberrazioni molto forti. Non so, un'aberrazione è legata al fatto che noi siamo convinti che la ricchezza si misura col denaro, ma tra una famiglia che ha meno soldi, che quindi pensiamo che sia più povera, una famiglia con più soldi, che pensiamo che sia più ricca, se la famiglia con più soldi si riscalda con un impianto di riscaldamento a gas e la famiglia con meno soldi coltiva un pezzo di bosco per avere la legna per alimentare delle stufe, se Putin e i successori di Gheddafi interrompono le forniture di gas, chi è più povero dei due? Quello che ha dei soldi ma non trova sul mercato la merce che gli serve, o quello che ha meno soldi ma si autoproduce il bene di cui ha bisogno? Quello più ricco, la famiglia più ricca, può fare l'unica cosa che può fare è andare in banca e farsi dare una parte dei suoi soldi sotto forma di 5 biglietti da 5 euro per avere più carta possibile, ma non è che si riscalda molto. Lo stesso, provate a fare un panino mettendoci dentro 10 euro in mezzo al pane, o se siete più ricchi mettendoci 50 euro. Se
sembra che io dica delle cose strane, però nella cultura nostra di popoli mediterranei questa consapevolezza che il denaro è un mezzo e non è un fine ce l'abbiamo dall'epoca del mito del re Mida. I soldi non si mangiano, con i soldi non ci si veste, con i soldi non ci si impara, con i soldi si comprano quelle cose che non possiamo produrre. Questo è un elemento, e l'altro porta a delle aberrazioni, cioè tutti i mali principali della nostra società sono legati al denaro, tutti quanti. Mi è venuto in mente, c'è tempo fa, un amico mi ha mandato il Debian del gioco l'Allegro Chirurgo. Non so se conoscete questo gioco. Bene. Quando uscì per la prima volta l'Allegro Chirurgo, la presentazione era questa. Cura con attenzione il malato. Perché se non fai le cose con attenzione, se metti un organo nel posto sbagliato, gli fai del male. E capisci che hai fatto del male perché emette un grugnito dal suo buffo nasone. Cioè così, no? Sì. 20 anni dopo hanno ripresentato il gioco. E era presentato così. Fai più operazioni possibile, guadagna più soldi possibile e vinci il gioco. Nello stesso periodo in cui mi hanno dato queste due cose confrontate, bene, il primario dell'ospedale di Ragusa prendeva i malati e gli diceva: tu hai un tumore, se aspetti che ti curano, che ti operano la struttura sanitaria pubblica, puoi morire, se vieni da me ti opero subito. Bene, questi malati non avevano nessun tumore. Fai più operazioni possibili, guadagni più soldi possibili e vinci il gioco. Non era l'unico, il discorso della comunità, adesso io non dico che noi dobbiamo abolire il denaro, perché sarebbe, diciamo, non concepibile oggi una cosa di questo genere, ma forse utopisticamente può anche essere vero, però ridurre l'incidenza del denaro è un fatto che possiamo fare adesso, ma la possiamo ridurre soltanto se sviluppiamo la dimensione dell'autoproduzione e la dimensione dei rapporti comunitari. Il terzo concetto che aveva detto Teddy Goldsmith era una fede. Che cosa significa una fede? Significa la capacità di dedicare la vita a un ideale, a una grande idea, e non di confonderla con la sopravvivenza. C'è qualcuno che l'ha semplificato questa sopravvivenza con tre verbi, no? Che è quello produci, consuma e crepa. Non è questo il senso della vita. E cioè avere la capacità di dedicare a delle cose importanti. E il fatto che nel nostro movimento, diciamo, l'80% sono ragazzi sotto i 30 anni è molto significativo da questo punto di vista, perché i ragazzi vengono non soltanto perché si rendono conto che questo sistema economico e produttivo non è in grado di assicurare un futuro, ma si rendono, hanno anche bisogno di dedicare a qualcosa, dare un senso alla propria vita. Ecco, questa è la cosa che viene. A me piace ricordare, quando parlo di questa esigenza di dare un senso alla vita, no? E come i giovani sono più sensibili a questo aspetto, una frase, un ex, una frasetta che ha messo all'inizio di un suo libro, di una sua raccolta, un filosofo goriziano che si chiamava Carlo Michelstetter, che è poco conosciuto perché è morto suicida a 23 anni nel 1911, adesso non sto a dire tutte le cose, una raccolta la sua tesi di laurea è diventata un libro importantissimo dal punto di vista filosofico nel Novecento, si intitolava La persuasione e la retorica. Ecco, in una raccolta di scritti che ha fatto, che poi non è stata pubblicata successivamente, si intitolava il dialogo della salute, scusate, dove la parola salute significa non la salute fisica, ma la salvezza, quindi la dedicata, dice, a tutti quei giovani che non abbiano ancora posto il loro Dio nella loro carriera. Ecco, questo qui è l'elemento che mi sembra che sono gli elementi che noi possiamo ritrovare all'interno di questa dimensione, diciamo, dei monasteri.